Ed eccomi a un nuovo appuntamento con le confidenze di Davide, oggi in versione alpina. Mi sembra ormai dato per certo che non possa fare una confidenza al caldo in spiaggia, ma mi tocca sempre stare al freddo al gelo. Oggi è il 1º gennaio e abbiamo deciso di fare una mattinata diversa rispetto al dormire a casa. Siamo qui in montagna, sul Monte Due Mani. In questa occasione, senza voler essere troppo retorici, mi piacerebbe fare però un piccolo resoconto di quello che è stato il viaggio per me, personalmente, per Smoppy nel 2018 e quello che mi piacerebbe per il 2019. Il 2018 ha rappresentato due grosse novità per me. Il primo è stato l'inizio del video come forma per raccontare le mie emozioni durante il viaggio. E durante quest'anno, questi 12 mesi, ho cercato di sperimentare diversi stili, diversi approcci e ora finalmente ho trovato quello che più mi piace, che più penso possa rappresentare quelle che sono proprio le mie emozioni. La seconda novità invece sono stati i primi viaggi da solo. Non per scelta forse, ma più per necessità, per provare a portare avanti i progetti, anche quando effettivamente non c'era nessuno che poteva darmi una mano. Il viaggiare da solo è qualcosa di veramente difficile da descrivere e generalmente o lo si ama o lo si odia. C'è tantissima gente che apprezza viaggiare da sola perché ti dà l'occasione di riflettere, di avere i tuoi tempi. È sicuramente più facile perché non devi dipendere da nessuno, però io nonostante tutto non ce la faccio. Durante una delle ultime mie gite a Bergamo, passeggiando per i vicoli, per le vie delle città e vedendo i negozi, i monumenti, le chiese, mi venivano frasi da dire ai miei amici, ai miei compagni di viaggio. E proprio da questo vorrei partire per i buoni propositi per il 2019. E infatti vorrei che i grandi viaggi di quest'anno, sperando che ce ne siano, che i progetti che abbiamo in mente vadano in porto, siano sempre accompagnati dall'incontro con nuove persone, ma soprattutto dai compagni che sono sempre stati al mio fianco. E poi, come non parlare dei video, ed è anche per questo che sto provando a fare ancora con difficoltà un vlog, perché attraverso i video vorrei davvero provare a raccontare quello che mi muove, quello che muove ogni mio passo attraverso il viaggio e la scoperta di ogni posto nuovo o già visitato, che può essere un'escursione in montagna o una gita in una città d'arte o in un piccolo borgo, perché sto scoprendo veramente tantissimi aspetti dei video e la bellezza di scrivere attraverso delle immagini in movimento quello che si può provare e quella che è il proprio sguardo su un determinato luogo. E quindi, insomma, auguro un anno di viaggi a tutti coloro che amano viaggiare e un anno di scoperte, sperando anche insieme a Smoppy.